What do you have, Jungle? Un caro saluto a tutti gli amici del Mondo Wisp, quarto appuntamento di Vidal Campionato per la stagione 2024-2025, puntata di martedì 1 ottobre 2024. Andiamo prima di andare ad ascoltare appunto le voci a caldo dei protagonisti del nostro calcio, andiamo a vedere quello che è accaduto questa settimana, almeno aggiornato a martedì 1 eh, ottobre, come detto 2024 e partiamo con i risultati del campionato Wisp Senior Pescarese girone A, questi punteggi. Lettese 0, Nautilus 3, il Moscufo, avanti 2 a 0, poi si fa rimontare nella ripresa della Virtus Penne per 2 a 3, 3 a 0 delle Pescara City alle Pescara Vecchia, lo Sporting cade 0 a 1 contro il Qualpi Soccer, riposava il pinna, la gara sporting qualpi Soccer, la sintesi sarà all'interno della puntata di ottantesimo minuto, puntata numero 380 che andrà in onda come sempre il venerdì alle 20:30 su TV6 per una classifica che vede al comando... Un uh, poker composto da Pescara City, Nautilus, Virtus Pen e Qualpi a quota 4 punti, 3 punti per lo Sporting, 1 per Pinna e Moscuvo a quota 0. Ci sono Lettese e Pescara Vecchia. Eh, abbiamo visto i risultati, abbiamo letto le classifiche andiamo con ordine, partiamo con il bomber Matteo Rossi Finarelli che ha deciso la partita, la gara di cartello quella di San Buceto tra Sporting e Qualpi Soccer un gol importante al secondo minuto della ripresa un gol che suggella un po' eh, o meglio mette un punto a una storia Matteo Rossi Finarelli aveva rimediato un infortunio al ginocchio qualche anno fa proprio su quel terreno vi è tornato Segnando e decidendo la gara di cartello di questa settimana. Queste le parole del Bomber del Qualpi Soccer. Ciao Alessandro, buongiorno. Eh, sì, un campo particolare. Eh, però è stata una, una partita vincente, aperta sino alla fine. E credo che alla fine abbiamo meritato di vincere perché. Uh, abbiamo gestito meglio alcune fasi della partita faccio comunque complimenti agli avversari e niente la percentuale per il tris uh, quest'anno sarà molto dura però, però noi abbiamo dimostrato di, di potercela giocare anche quest'anno e sono sicuro che diremo la nostra fino alla fine e una nota di merito per il campo Ale eh, lì è veramente facile farsi tanto tanto male io lo toglierei proprio dai campi Wisp non, non capisco come facciano a giocarci anche in eccellenza Sempre nella Legione abbiamo visto che c'è un po' che di squadre che comanda a quota 4 punti. Tra queste c'è il Pescara City che ha dovuto rialzare la testa dopo il 2-2, il mezzo passo falso eh, in extremis subito dalla Virtus Pen sette giorni fa. Eh, aveva eliminato lo Sporting nella Wisp Cup, dunque c'era voglia di riscatto. Abbiamo ascoltato il presidente Andrea Pennese che così risponde ai nostri microfoni. Ciao Alessandro, buongiorno. Per quanto riguarda la gara di ieri sera, avevamo assolutamente bisogno dei tre punti, e così è stato. La squadra ha reagito bene dopo la delusione della settimana scorsa. Per quanto riguarda il futuro del Pescara City e della rosa che abbiamo, sono abbastanza fiducioso e quindi al momento mi sento di rispondere no alla tua domanda perché spero che il meglio deve ancora arrivare. Grazie e un abbraccio. Calcio Wisp Senior, girone B questi punteggi della seconda giornata. Via Real 0-5 contro il Pescara Nord, 2-2 ad Ortona tra il City e il Real Porta Nuova. La vecchia Guardia Nociano fa il colpaccio di giornata, battendo 1 a 3 il Pescara centrale a Lughetto di Febo di Silvi, il Bayern Montesilvano perde 0 a 2 contro la Prosacco. Riposava la Pentagono per una classifica che vede al comando il trio composto da Pescara Nord, Prosacco e vecchia Guardia Nociano. A punteggio pieno a quota 6 punti. Un punto per Real Portanove e Ortona City a quota 0. Ci sono Pentagono, Bayern, Montesilvano, Pescara centrale e Real. Ortona che questa settimana ha impattato 2-2 contro il Real Porta Nuova, una matricola che decisamente sta ben figurando in queste prime uscite nel calcio Wisp abruzzese. Ortona City che ha rimesso in sella Tommaso Barone, un avvio shock 6-0 a Nociano negli ottavi della Wisp Cup. Sempre a Nociano, prima giornata invece sconfitta per 1-0 all'ultima curva. 2-2 questa settimana, il percorso, la via è dunque tracciata per gli aparanto azzurri, questa la disamina. Del primo mese in sella all'Ortona City da parte del mister. Tommaso Barone. Buon pomeriggio a tutti. Un saluto ad Alessandro in particolare e a tutto il mondo Wisp. Voglio salutare anche il presidente Pasquale Menè per il nome di tutto l'Ortona City. E inerente alla partita di Nociano di Coppa, era la prima partita eh, come ben sai, Alessandro. La, la squadra è stata rinnovata per l'80% e ci sono 3-4 veterani più una ventina di giovani. Stiamo facendo bene, ci stiamo allenando e la seconda partita, che è la prima partita di campionato a Nocciano è andata bene. Si è persi all'ultimo dei sette minuti di recuperi. Per il resto la prestazione ce la prendiamo per bene. In più eh, ieri sera si è fatta un'ottima partita, più volte si è sfiorato eh, il vantaggio e quello che posso dire è che l'Ortona City quest'anno sarà sicuramente una mina vagante perché vista la giovane età della squadra si può giocare ogni partita a viso aperto e dare fastidio a tutte le squadre del girone. Grazie e buona serata a tutti. È una novità invece nel, nel calcio Wisp nostrano, o meglio, una novità come allenatore. Parliamo di Cristian Casasante che aveva avuto un'esperienza da vice di Forlani in quel che riguarda la Pentagono Pescara qualche stagione fa. Eh, ha deciso di intraprendere questa avventura con la casacca nera azzurra della ProSacco. Un'avventura comunque complicata perché la formazione del patron Vincenzo Maselli ha, ha rinnovato profondamente la rosa in, in estate. C'era bisogno del consueto anno zero, proprio nel cinquantesimo anno di età della formazione appunto nera azzurra. Cristian Casasante ha preso in mano le redini, il calendario chiaramente è stato benevolo, ma il campo ha dato delle risposte. 4. Gol fatti, zero subiti, 6 punti in due partite. Ci sarà poi ovviamente la prova del 9. Eh, il 9 ottobre contro la Pentagono Pescara, ma finora, comunque i Lazuri si godono il primato. Queste sono le parole della guida tecnica della Prosacco Senior. Sicuramente chi ben comincia è a metà dell'opera. Il nostro percorso di crescita continuerà al di là di chi incontreremo. Il lavoro va fatto su di noi. Nel mondo Wisp c'è poco tempo per lavorare e migliorare. Si deve fare di necessità virtù, per, per ogni occasione che ti si presenta. Al momento siamo a punteggio pieno e zero gol subiti. Ci godiamo la vetta in concomitanza e vediamo partita per partita con la mentalità giusta. Over 40 che non ha ancora archiviato la terza puntata del campionato. Ma questi risultati, sinora maturati, partiamo dalla massima serie: Utopia Pab 2-0 alla VLT, rinviata la sfida tra Artincast e CTV in mattinata. Di lunedì c'era stata appunto la comunicazione da parte dell'ufficio Sport, si è parlato di un intervento di manutenzione al manto erboso del, appunto, del campo di Roseto, poi eh, l'incidente che purtroppo è capitato a Pinero avrebbe comunque comportato il rinvio della sfida, dunque eh, la gara è stata rinviata a data da destinarsi 11 reti invece tra Edu Bubù e la Romagnola, 5-6 la spuntano gli ospiti. 3 a 3 al Vater Stadium tra Delfino e Castiglione. I posticipi di martedì sera. Miss Wonder 40 di L. Pescara United al di Benedetto di Pianella. La zona GM Lauretum invece giocano a Spoltore alle ore 21.30. Chiuderà il quadro mercoledì a Francavilla. Prosacco, Stapler, Villanova, Riposava. L'Atletico Ponzio. Non guardiamo la classifica semplicemente perché ancora sono tante le partite da giocarsi. Per quel che riguarda invece sempre il mondo over 40, ma parliamo della cadetteria. Dea Calcio, Amatori Foro, 0-0, 2-0 della Special Service contro il Cral Angelini, 4-1 del Santa Pollinare alla Via Real, successo per 1-0 del River United sul Pianella. Il Rosciano batte 3-0, il Pescara Sud, i posticipi sono martedì 1 ottobre, PDS San Vito 83, giovedì 3 ottobre, Ortona City, Delfino, Francavilla. La gara invece tra Real Montesilvano e Pescara Frenzer è stata spostata a mercoledì. 16 ottobre, anche qui classifica tutta da uh, scrivere, e dunque eh, la rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Ma dicevamo, campionato over 40, prima vittoria nella massima serie per l'Utopia Pub, sbloccata da Giacomo Rosica, che è entrato e ha segnato in diagonale il gol del momentaneo 1-0 nel 2-0 alla VLT. Queste le parole del totem dell'Utopia Pub. Ciao Alessandro. La prima vittoria di questo campionato è merito del gruppo. Eh, grazie anche ai nuovi innesti. Siamo più squadra. Eh, ce la possiamo giocare con tutti. Non ti nego che mi fa piacere segnare un gol appena, appena subentrato dalla panchina. Eh, come bere una pinta eh, tutto in tutto non fiato. <ride> e grazie e buon campionato a tutti ciao nella catetteria c'è una formazione che sta davvero facendo benissimo la special service 7 punti in 3 partite con il bomber Francesco Chiavaroli l'eterno Francesco, il sempreverde centravanti che se la batte in quella che potrebbe essere la hall of fame del calcio Wisp abruzzese, considerato da molti il miglior attaccante mai visto su questi campi un calciatore che ha già messo Tre palloni nelle reti altrui in questo avvio promettente della special service. Gli abbiamo chiesto se il titolo di cannoniere possa essere un obiettivo di quest'anno. La sua risposta, nelle sue parole. Ale, buongiorno. Oh, ascolta, merito la tua domanda: no, sicuramente non è il mio obiettivo raggiungere eh, il capocannoniere. Quest'anno eh, abbiamo iniziato bene, anche se diciamo, le prime te, sono le prime tre partite, trova il tempo che trova, però eh, come si dice, buongiorno si vede dal mattino. Eh, giochiamo bene, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto degli innessi nuovi, eh, ma la cosa che più mi, mi preme a dire è che comunque quest'anno eh, la società eh, è una società nuova, con un presidente nuovo che non... Eh, ad oggi non, non ci fa mancare niente, diciamo, dalle divise a, alla tuta, al giubbino, eh, a, alla borraccia dell'acqua tra il primo e il secondo tempo, durante gli allenamenti, quindi è un presidente presente e competente. Quindi, niente, quest'anno il mio obiettivo è di, di, soprattutto di divertirmi, eh, a differenza dell'anno passato. Eh, perché quest'anno giochiamo, giochiamo meglio e siamo più squadra in tutto e poi i risultati eh, diciamo che sembrano una conseguenza eh, di tutto questo che sto dicendo ti ringrazio e eh, soprattutto grazie per tutto quello che fai per il mondo WISP è tutto per la puntata numero 4 di Guida al Campionato di martedì 1 ottobre 2024. Vi ricordiamo i consueti appuntamenti, ovviamente vi rimandiamo sempre sul sito WIS Magazine, sui nostri social Facebook, Instagram eh, e anche sul canale YouTube dove potete trovare tutto l'archivio video del nostro calcio. Appuntamenti invece per quel che riguarda appunto i format TV, il martedì alle ore 22.30 su TV6 Guida al Campionato e il venerdì alle 20.30, ottantesimo minuto, con le sintesi del nostro calcio. In edicola invece il Venerdì con il messaggero Abruzzo, il racconto settimanale di quello che accade nel calcio Wisp abruzzese. Grazie a tutti per averci seguito, un arrivederci a, a sette giorni per guida al campionato, mentre invece, come hai detto, venerdì c'è minuto con eh, tre sintesi, eh, almeno tre sintesi, si sta valutando appunto per riuscire anche questa settimana a dare addirittura la quarta, con... Le classifiche anche aggiornate dei rispettivi campionati. Piccola postilla per quel che riguarda Teramo: sabato ci sarà la supercoppa tra ehm, New Gunners e Sass Teramum. La vincente del campionato contro la vincente del Memorial Franco Bay. La partenza dovrebbe essere per metà ottobre. Nelle prossime settimane, gli sviluppi anche del campionato Wisp Senior Teramano. Grazie nuovamente a tutti. Buona serata e buon calcio, Wisp.